Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox, ragazzi, e oggi parleremo di automotive elettrica. Ragazzi, automotive elettrica, nello specifico Quantum Escape. È una società, ragazzi, che nell'ultimo anno sta testando, una delle società che sta testando il futuro delle batterie, il futuro dell'accumulo, applicato sia per automotive, ma poi ovviamente, ragazzi, se si arriverà ad avere davvero batterie innovative, è normale che si espanderà in tutti i vari settori. E allora, che cosa sta facendo Quantum Escape? Quantum Escape sta studiando, sta testando ed ha da qualche giorno emesso un comunicato dove ha appunto confermato che i loro esperimenti in una cella, una delle più grandi in dimensioni, celle lidio con elettrolita a stato solido, che nel contesto, ragazzi, parliamo di ceramico, ok? A 10 stradi. Loro hanno iniziato con la produzione test di celle a uno strato. Poi sono andati a 2, poi sono passati al 5, al 6, al 7, all'8, al 9, 10 strati, ragazzi. Questo vuol dire tanta più capacità, perciò molta più autonomia nello stesso ingombro, e poi vuol dire potenza e anche durata. Infatti, ragazzi, dai loro esperimenti, dai loro test in laboratorio hanno potuto capire che la loro cella, con una scarica continua di 1C e con una carica continua di 1C, cioè 1 ampere, ok? 1 ampere per ora, ecco, 1 ampere per ora può fare 800 cicli e mantenere un'efficienza dell'80%. Queste celle sono state testate ad una temperatura di 25 gradi e 3,4 atmosfere, con, come abbiamo detto, cicli di carica, scarica, carica, scarica di 1 ampere. Soddisfazioni perché, ragazzi, vuol dire che quella cella montata con altre celle, perché dovete capire, ragazzi, che una sola cella, ok? Per esempio in un power bank, quella sola cella 800 cicli potrebbe anche finirli in 2 mesi, in 3 mesi. Perché io cosa faccio? Io metto a caricare i miei telefoni, il mio tablet, qualsiasi cosa sia. Una sola cella, ovviamente, anche se ha una capacità molto alta, si scarica subito. Una sola cella. Ma in un pacco batterie di automotive, dove ci sono tantissime celle, sia in serie che in parallelo, perché poi l'aumento di capacità non la danno tanto le serie, ma la danno i paralleli. Perciò, se io vado a costruire una mega cella, a questa mega cella gliene metto in parallelo altre due, io ho triplicato, ok, la capacità del pacco batterie. Questo sta a significare che ogni singola cella, per scaricarsi del tutto, impiegherà molto più tempo. Esempio, sempre del power bank. Una sola cella si scarica in 3 giorni, perché faccio 8, vabbè, 3 giorni no, mettiamo in un mese, perché in un mese io faccio 800 volte carica e scarica del power bank. Ma se io metto 3 celle in parallelo, 3 mesi, ragazzi, forse anche 4 mesi, capito? Perciò un ciclo mi dura di più. E questo è anche valido per l'automotive. Volkswagen cosa fa?
Volkswagen e Quantum Escape sono, diciamo, in collaborazione molto stretta e infatti ha una via preferenziale e andrà a testare lei la prima di tutti sulle sue vetture queste nuove celle innovative. Se il video ti è piaciuto, lasciamo un like, fammi sapere cosa ne pensi di queste nuove celle a stato solido con una parte ceramica a 10 stradi e loro Escape dicono anche che oggi stanno testando questa, ma nulla toglierà per il futuro ad andare a produrre nuove celle con molti più strati, per esempio 15, per esempio 20, per esempio 30 strati. Più strati abbiamo, più potenza, più capacità, più autonomia avrà quella cella. Niente ragazzi, io vi ringrazio per la visione, al prossimo video. Ciao!